C'è una questione che io voglio porre all'attenzione dei più perché è una situazione talmente, uso questo termine, strana e inusuale che mi ha fortemente colpito e la voglio, diciamo così, rendere pubblica. I giorni scorsi abbiamo approvato una delibera in giunta regionale eh, proposta dall'Avvocatura regionale per difenderci da un ricorso al TAR di una. Tale società, io sinceramente l'avevo anche vista un po' passare senza averla approfondita. Poi, dopo che è passata, ho dato un'occhiata a cosa riguardava e riguarda un ricorso al TAR che è la società Aurora. Partecipata da Marche Multiservizi e richiedente i permessi per realizzare la discarica di Riceci, che ha fatto contro il genio civile della Regione Marche per opporsi a quelle che sono le considerazioni che il genio civile della Regione Marche ha posto in conferenza di servizi su quella discarica. Cioè, la cosa che io voglio porre in evidenza è che il genio civile Regione Marche ovviamente fa il suo lavoro tecnico nelle conferenze di servizi e pone sulle questioni che vengono messe, diciamo così, in evidenza, pone le sue considerazioni, le sue prescrizioni, non dice se va bene o se non va bene, pone le problematiche, in questo caso le problematiche che riguardano un dissesto idrogeologico presente su quell'area, delle frane, delle, delle situazioni, diciamo, di bosco che non può essere sradicato per realizzare una discarica, tutta una serie di situazioni, ecco, le pone ed... La ditta richiedente a quel punto deve portare delle sue controdeduzioni, come normale che sia, in una conferenza di servizio. Bene, prima ancora di portare queste controdeduzioni ci fanno un ricorso al TAR. E sapete con quale motivazione? Perché le considerazioni e le indicazioni date dal Genio Civile Marche, secondo loro, danneggia la realizzazione della discarica e pone problemi e limiti alla realizzazione della discarica. Quindi è come se il Genio Civile della Regione Marche dovesse essere, diciamo così, a disposizione di una società che pone, diciamo, un richiesta di questo genere. Ma qual è la cosa che mi fa più strano? E sinceramente la voglio denunciare. Perché un conto è una società privata fa il suo lavoro e ci può anche stare, ma Aurora è partecipata da una società pubblica, da Marche Multiservizi, anzi nei patti parasociali c'è che quella società una volta eventualmente ottenuti i permessi sarà completamente acquistata da Marche Multiservizi. E allora a me fa strano che una società pubblica faccia un ricorso al TAR contro la regione Marche, contro il genio civile, citando addirittura il presidente della regione Marche come diciamo, indirizzario di questo ricorso. È una cosa talmente strana, inusuale, che però evidenzia due cose. Quando alcuni esponenti del centro sinistro di questa provincia ritengono la regione, diciamo così, dormiente, cioè che non si pone con chiarezza eh, pro o contro, diciamo così, la discarica dei ceci. Ecco, un ricorso al TAR di questo genere evidenzia in maniera diciamo così definitiva il fatto che la regione Marche e il genio civile della regione Marche ha fatto il suo lavoro. Non è pro o contro la discarica, ha fatto il suo lavoro tecnico e ha posto delle giuste questioni che vanno chiarite e vanno approfondite dalla società richiedente i permessi. Se questa società si fa ricorso al TAR, vuol dire che la regione Marche ha fatto. Bene, il proprio lavoro ha messo in evidenza le criticità esistenti su quel territorio e si è opposta a quel tipo di soluzione, a meno che non venga rivisitata dalla società stessa.